Monsignore, ha sbagliato sto... Il parroco? Invitando alla diserzione? Io credo che bisogna fare una precisazione sul vocabolario. Che dice, qui siamo in televisione a Samarcanda. Sì, sono molto... Già siamo sotto tiro, quindi sono molto... Però vorrei... Mi rivolgo alla sua sensibilità, quindi va bene. Spieghi bene il fatto. Io vorrei dire questo, un saggio cinese diceva che se fosse per un attimo solo lui, il Padre Eterno, il primo miracolo che farebbe sarebbe quello di ridare il significato giusto alle parole, un significato che si è perso. Ora, per ciò che riguarda l'invito alla diserzione, almeno come mi è parso di sentire dalla bocca del parroco, più che di diserzione, lui intende parlare di obiezione di coscienza alla guerra, che è una cosa tutta diversa. In fondo, ecco, io lo spiego con una immagine. L'obiezione è legale, la diserzione sì. No, c'è la questa grande differenza. Però per ecco, c'è questo, e l'obiezione di coscienza è questa. Se un pilota che sta sulla carlinga di un aereo, di un B-52, per andare a scaraventare un mare di bombe su di una città come Bassora o Baghdad o non so, o Tel Aviv, se un pilota... Mi chiede a me che cosa devo fare in questo momento. Io avverto un travaglio all'interno della mia coscienza. Io gli devo dire: ascolta quello che dice la tua coscienza, fai sintesi, cioè tra la tua libertà e l'invito che ti viene da una parte dallo Stato, dai tuoi superiori, quello di andare a sganciare una bomba, dall'altro c'è un altro invito che ti dice: tu non devi ammazzare. Un invito che se sei credente ti viene dal Vangelo, se non sei cristiano ti viene proprio dalla tua sensibilità. Ora, in questo contrasto quale comando deve prevalere? Deve prevalere il comando tu non uccidere, sei una voce che viene da Dio. Allora se questo qui mi dice che avverte questo contrasto, io gli devo dire allora... Scendi dall'aereo, segui cioè la tua coscienza, perché all'interno della tua coscienza è scattato questo no. Allora scendi, tu devi obbedire alla tua coscienza. Il dottor Cervi diceva, di queste faccende i vescovi non si devono interessare. Io vorrei chiederle, di che cosa si deve interessare un vescovo? Del colore dei paramenti o del numero dei ceri da mettere sull'altare? No. E questi sono problemi vitali. Ma comprende, sono problemi su cui si gioca veramente il destino dell'uomo. Anche se il Monsignore deve essere pure lui il più sintetico, però il parroco era coinvolto, concediamogli... Sovrapporre una legge suprema che è sopra le leggi dello Stato e che può agire sul cittadino è un concetto per lo Stato, come lo concepiamo noi, inaccettabile. Ecco, lo Stato laico non consente che si dica che esiste un qualche cosa, una legge suprema che il cittadino può trasgredire in nome di principi che non siano quelli stabiliti dalle nostre norme, per motivi che non sono questi esattamente, ma che possono essere analoghi. Nel Piemonte, delle leggi Siccardi, l'arcivescovo di Torino fu mandato in prigione perché si era permesso di interferire in cose che lo Stato riteneva fossero di sua esclusiva competenza. Quindi io pongo intanto questo principio. Quanto al ripudio della guerra e all'appello alla Costituzione, perché si fa sempre questo appello alla Costituzione per il ripudio della guerra, la Costituzione italiana ripudia la guerra come metodo di soluzione delle controversie internazionali. Evidentemente uno non può, lui, uno Stato, risolvere una controversia facendo la guerra, ma se un altro Stato viola le norme di diritto internazionale facendo lui la guerra, siccome la Costituzione riconosce anche le alleanze del paese, esplicitamente riconosce che un paese deve essere attenersi alle sue alleanze, allora se in forza di quelle alleanze bisogna intervenire per far rispettare il diritto internazionale, non per risolvere abusivamente una controversia internazionale, quell'intervento è secondo me pienamente legittimo.